Andiamo in un altro regno. Tu vieni con noi. Solo per un po'. Solo. Useremo questo. Greida. No, Sindri dice che è rotta. Sindri? Il nano ai piedi di questa collina. Prima la stava aggiustando. Non c'era nessuno quando sono passata. Forse ha finito. I nani sono molto ingegnosi. E irritanti, considerando quei due. Vero. Prova con quella. Là. Il tempio di Tyr è al centro del lago. Da qui si arriva fino ad Alfheim. Fortunatamente non è più sott'acqua. Perché quell'essere nel lago? Nessuno lo sa. È comparso dal nulla. Poco dopo Thor attaccò e la loro battaglia scosse tutti i regni. Alla fine non prevalse nessuno e Thor tornò da Odino a mani vuote. Il serpente rimase e divenne così grande da cingere tutto Midgard. Visto? L'avevo detto. Da quel giorno si odiano. Sono destinati a uccidersi durante il Ragnarok. Tu credi nel Ragnarok? Vorrei non crederci, sai. Noi abbiamo parlato con il serpente del mondo. Davvero? Sta esagerando. Sono bravo con le lingue, anche con quelle che non conosco. Ma quando parla lui, non capisco niente. Nessuno può capirlo. Parla una lingua morta. Oh, si sentirà solo. Fate attenzione, seguitemi. Sicura? Siamo già entrati qui e non c'è modo di tornare indietro. Vedi? Tu dici? Ti faccio vedere una cosa. Stai guardando? Liosta! Cosa? È solido! Architettura elfica. La corda è stata immersa nella luce di Alfheim e ora può risvegliare la magia degli elfi. Aspetta, non è che sparirà, vero? Non finché la luce splenderà. Da questa parte. La voglio. Quelle radici. Che genere di magia è? È Vanir. Di Vanheim. La conosci? Ne ho sentito parlare. Mamma non mi ha detto molto degli dei Vanir, solo che sono sempre in guerra con gli Aesir. Rispetto a Odino e Thor, immagino loro siano i buoni. Non ci sono dei buoni, ragazzo. Te l'ho già detto. Sono rune di Muspelheim, regno del fuoco. Non è posto per bambini, anche se coraggiosi. È la lingua di Niflheim, terra di ghiaccio e bruma. E di nani dispettosi. Il tempio di Tyr, eretto con l'aiuto dei giganti. Il grande Tyr lo usava per viaggiare nei nove regni, per mantenerli in pace. Non sembra ci sia molta pace qui. Ovunque andiamo, siamo attaccati, soprattutto da cose morte. I morti viventi sono sempre più numerosi. Prima strade e sentieri erano pieni di gente. Ora sono tutti nascosti o fuggiti, tranne i selvaggi, che riescono a sopravvivere in questo mondo.
Gira a destra alla fine di queste scale. Ehi, un altro cristallo di luce. Aspetta lì mentre risveglio la luce. Liotta. Funziona. Che facciamo esattamente? Ripariamo le cose. Inizia a sollevare quell'asse. Bene, ora rimettilo. Ora riallinea la ruota sul binario. Perfetto, ora spingi il ponte sul binario. Oh, tutto il ponte sta girando. Come fa tutto il ponte a girare su se stesso? Caspita, sei proprio forte. Spingi finché il ponte raggiungerà la posizione originaria. Sei stanco? No. È sempre stato molto forte. Allora, i morti, sappiamo che c'è chi li chiama Hellwalker. Ma cosa sono? Sono povere anime tormentate a cui è negato giudizio e pace. Come? La magia Vanir può rianimare i morti? In passato sì, ma questa non è magia. Questa piaga dei non morti è il sintomo di un mondo squilibrato. Qualcuno, qualcosa, ha interferito con forze potenti. Questo lo so per certo. Così è perfetto. Torna su, siamo pronti ora. Incredibile. Ti sei fatto male? No, non mi sono fatto male. Oltre queste porte. Quindi il Tempio di Tyr è stato costruito dai giganti o dagli elfi? Tutte le razze hanno contribuito. È stato l'ultimo atto di cooperazione tra i regni prima che la pace svanisse per sempre. Liotta. La tua corda non brilla più. Il suo potere è esaurito. Qualche scintilla di magia era rimasta, ma noi le abbiamo usate. Dammi l'arco. Ricorda, reclamando la luce di Alfheim, infonderai alla corda il suo potere. Parli come se non venissi con noi. Ci proverò, ma sono state prese misure per confinarmi a Midgard. Perché? Agli dèi non importa di me. Questo è così buio. Questo tempio è rimasto dormiente sott'acqua per quasi 150 inverni. Basterà la luce del Bifrost a ridestarlo.